Ciao a tutti e bentrovati ancora una volta per una nuova puntata del nostro podcast. Quest'oggi avremo una persona interessante dalla lunga carriera nel campo dell'arte, un pittore, disegnatore di fumetti e una persona eccezionale che, guardate, vi assicuro che non vi deluderà. Però una cosa importante, ricordatevi, dovete iscrivervi al canale perché abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni, ci servono per aumentare la forza del nostro canale, per tentare di far vedere il podcast a quante più persone possibili. Quindi aiutateci, iscrivetevi al canale e soprattutto adesso, ringraziando il maestro Bini, noi adesso lanciamo la sigla. Invidia! 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 Diamo il benvenuto a Sebastiano Vilella, ben trovato. Grazie per l'invito, graditissimo, mi ha fatto veramente tanto piacere, anche perché io vengo qui a Trani sempre molto molto volentieri, bellissima cittadina, e ho degli amici, ed è sempre un piacere venire qua, in questo luogo che peraltro conoscevo, che mi piace davvero tanto, uno dei più belli. Beh, cioè io ho dimenticato inizialmente di ringraziare la nostra casa, che è il Santo Graal di Trani, quindi ne approfitto per farlo, guarda. Senti, ti dico un po' come funziona la nostra intervista. Intanto è una chiacchierata amichevole. È in un podcast che viene fatto a Sud e che vuole pian piano crescere fino a diventare un contendente dei grandi podcast che si fanno solitamente a Roma e Milano. Stiamo crescendo pian pianino e piano piano stiamo raggiungendo i nostri obiettivi. Spero di poter contribuire a questa crescita. Ma porca miseria, cioè, si rischia con me. Assolutamente sì, ma vediamo, secondo me usciranno cose. Senti, proprio perché tu l'hai anticipato, facciamo questo podcast a Trani, lo facciamo in Puglia, e proprio per il fatto che il podcast è fatto a Sud, di solito chi viene in Puglia, chi viene al Sud, ha subito un impatto di tre cose che gli danno subito l'impatto di dove è arrivato. Il primo è il mare, il secondo è l'accoglienza e la terza cosa il cibo. Esatto, il cibo. E proprio in relazione a questo la domanda è, visto che lo stiamo registrando di mattina, che ti mangi a pranzo? Non lo so, per me è sempre una sorpresa, perché c'è una cara signora che prepara sempre qualcosa ogni giorno ed è una sorpresa. Però ovviamente si tratta di cucina pugliese, tradizionale, rigorosamente tradizionale, quindi è facile trovare proprio i piatti forti della nostra cucina. Ma ti fa le sgagliozze la signora? Qualche volta sì, panzerotti, un po' di orecchiette, le cose che amiamo noi e che sappiamo fare molto bene. E io le chiedo sempre di andare sul sicuro, di fare questo. A volte si ingegna, fa delle cose un po' diverse. La cotoletta alla milanese. Sì, succede, però io dalla mia faccia capisce che non è proprio quello che preferisco, però torna a fare le cose. E allora certe volte mi dice: oggi ti faccio una sorpresa, lei sa che io amo moltissimo il sugo fatto con le cozze ripiene, diciamo noi, no? Che non è una cosa semplice da fare, e quindi ci vuole anche un po' di arte, un po' di saper fare, e quando lo fa lei me lo anticipa come fosse una sorpresa, e quando me lo fa trovare io naturalmente l'abbraccio, l'entusiasmo in casa è sempre una festa, no? Che bello, sono arrivato alle cozze ripiene. Sì, no, io vado pazzo proprio per i piatti forti della nostra cucina, sì. Senti, io come ti dicevo prima di cominciare a registrare, sto facendo questo podcast principalmente per i miei figli, per tentare di fare in modo che, sentendo le interviste, loro capiscano che cosa vogliono fare da grandi. Poi i nostri podcast sono principalmente nel mondo dell'arte, tra chi è sul fronte del palco, chi è protagonista, e anche tra chi è dietro quindi fonici oppure i letteristi, per esempio, che sono persone che fanno il loro lavoro ma non vengono mai visti, così come gli sceneggiatori nel nostro campo. La cosa che mi interessa e la cosa che mi importa davvero di ogni ospite
che io ho intervisto per questo podcast, è dove è nata la scintilla? Cosa ti ha fatto scegliere di fare questa professione? Cioè, io con alcuni un po' più giovani ho chiesto, cioè, alcuni comici per esempio sono partiti dal fatto che facevano le recite a scuola ed erano comunque, nonostante fossero personaggi comprimari, si trovano a diventare personaggi principali. Ma un disegnatore, un pittore, da cosa comincia? Dov'è che nasce la scintilla? Se ti ricordi il momento nel quale hai detto questa è la mia cercando di fare uno sforzo di memoria, insomma, mm-hmm. perché di tempo ne è passato. Nel mio caso non credo che si sia trattato di una scelta. Mm-hmm. Credo che sia stato il fumetto a scegliere me. Ah. Penso che sia così, perché non sono mai riuscito a liberarmene e quindi ci ho anche provato, devo ammettere di aver anche provato a fare anche altro, ma sono sempre poi tornato uh-huh. all'origine. L'origine per me è il fumetto. Uh-huh. Cioè, io ricordo momenti incantevoli passati e molto consolatori, devo dire, perché l'infanzia può essere bellissima, ma riservare anche dei momenti difficili uh-huh. che io riuscivo in qualche modo ad affrontare, a superare, anche grazie ai fumetti. Uh-huh. I miei genitori non mi hanno mai ostacolato in questo, mio padre non sempre capiva cosa stessi facendo e cosa stessi leggendo, uh-huh. però non mi ha mai impedito di avvicinarmi al mondo del fumetto, anche quel tipo di fumetto che non era proprio adatto ai bambini e che io cercavo, perché quando ero ragazzino, ma dico molto piccolo, 8-9 anni, io già leggevo e leggevo quei fumetti che normalmente i ragazzini non leggono, quindi ero molto affascinato dai no, non c'era ancora quello, non c'era ancora, parliamo quindi una cosa ancora più vecchia, parlavo dei fumetti di Magnus, dei neri, certo. italiani, no? Mm-hmm. dei bellissimi Criminal, neri, Criminal, Satanic, Diabolic, naturalmente, certo. e io ero molto affascinato da quei fumetti, mm-hmm. e lui mi passava Tex, mi passava Topolino, uh-huh. e però io cercavo quegli altri, poi quando li trovavo in casa dicevo ma tu queste cose non le dovresti leggere, però dicevo ma perché no, prova uh-huh. a leggerli anche tu, io avevo un po' di sfida, uh-huh. e lui li leggeva, li sono bellissimi, molto più belli di quell'altro, no? E quindi mi diceva, mi incoraggiava, diceva senti ma quando esce il prossimo numero di Satanic, uh-huh. mi dava i 150 lire uh-huh. e io andavo a prendere qualcosa che poi leggeva anche lui, quindi okay. era una cosa bellissima, no? Quindi hai trasmesso tu la passione a tuo padre, per dire. Sostanzialmente sì, lui ha provato anche a farmi leggere i supereroi, uh-huh. va bene? Qualcosa di più adatto, certo. a un ragazzino di... dopo io crescevo... Esatto, che erano i primi che arrivavano in Italia, i primi anni 70, uh-huh. e arrivavano questi fumetti della Corno, uh-huh. Ma a me piaceva solo Thor, insomma, sostanzialmente, sì, mi piaceva sì. un po' l'Uomo Ragno, gli altri mi annoiavano a morte, uh-huh. e quindi dicevo, vabbè, non ti piacciono, poi li leggevo, effettivamente non si capisce niente qua, cioè fanno solo a botte, diceva lui, non mi piace questa cosa, dicevo, sì, effettivamente. Uh-huh. Quindi c'era una forma di fascinazione mm-hmm. per un tipo di fumetto, diciamo, di maggiore impatto e di maggiore atmosfera. Certo, ecco. E quindi io ero molto attratto soprattutto dalle atmosfere un po' notturne, crepuscolari, non tanto dalle scene, diciamo, violente, mm-hmm. che poi erano poche, certo. a ben vedere all'epoca, no? E neanche dalle scene, diciamo, quelle erotiche, mm-hmm. che comunque erano dosatissime, perché il maestro Magnus era un vero maestro sin da subito, era sì, giovane, sì, sì. però aveva capito come intrigare il pubblico facendo vedere pochissimo, insomma, e quindi io cercavo queste strane alchimie, no? che erano fatte di silhouette, di ombre, mm-hmm. E di cose che non erano troppo mostrate, no? E questo mi affascinava moltissimo, ma anche nelle scene forti, nelle scene più dure, mm-hmm. che per l'epoca erano abbastanza dure, tanto che muovevano anche la censura, tutta una serie di cose, ma che oggi riviste hanno un fascino incredibile ancora per me. Quindi diciamo che quelli sono stati proprio gli inizi. Non nascondo che
proprio le prime letture sono legate più a letture bellissime che io facevo, a Capitan Mickey, Black, Comandante Max, o queste certo. qui. Poi c'è stata una fase in cui siamo andati un po' oltre, e non abbiamo più abbandonato, perché poi io continuo ancora oggi a fare delle storie nere, va bene, fantastiche, con una componente noir molto molto marcata. Senti Sebastiano, ma ok, quindi ma quando c'è stato il passaggio da lettore ad autore, a disegnatore? Come è successo? No, ma io non credo ci sia mai stato, perché io mi considero ancora un appassionato lettore. Non, certo. Mi fa strano qualche volta pensare che sia diventato anche un autore, ma cioè, in realtà la mia curiosità e la mia passione per il fumetto di lettore non è mai mutata. Quindi non, a un certo punto ho capito che i miei disegni erano abbastanza pronti per poter essere anche pubblicati. Qualcuno mi ha fatto capire che erano pronti per essere presentati al pubblico, ma diciamo ti non... Ti ricordi quando hai poggiato la prima matita su un... Io ricordo, ma ero veramente molto... molto avevo un quaderno verde, che era, doveva essere una rubrica, neanche un quaderno, e... quindi era rubricato questo quaderno, con una copertina tutta verde, non c'erano disegni. E il mio ricordo più antico è legato a questo quaderno, dove io cominciai a mettere in sequenza delle figure disegnate, no? Dei pupazzetti. Certo. E questa cosa piacque molto a mia madre e anche a mio padre. E mi incoraggiarono in questo senso, dice: vabbè, se ti piace continua così. Poi io cercavo, perché quando andavo magari dai parenti c'era sempre qualche cuginetto o anche qualche zio che leggeva i fumetti, e ce n'era uno che addirittura li nascondeva, perché ma non erano, cioè, perché era, al tempo non era una cosa molto ben vista, cioè era un po' da non voglio dire da ritardati, ma quasi leggere i fumetti. E quindi i fumetti si leggevano moltissimo, ma non sempre si ammetteva di leggere fumetti, soprattutto i fumetti che avevano la dicitura per adulti, e anche se per adulti oggi fa ridere, in realtà erano soltanto degli argomenti un po' forti, con delle atmosfere soprattutto un po' forti, insomma, diciamo abbastanza audaci per l'epoca, ma erano solo atmosfere in realtà. Poi insomma erano quelle le cose che mi affascinavano e io le cercavo, e quando riuscivo a trovarle ero sempre molto molto felice. Senti, e con la scuola come ti trovavi? No, perdono, io ti sto facendo proprio ti sto facendo fare un tuffo nel passato, perché poi immagino i tuoi genitori ti hanno incoraggiato e hanno anche tentato di instradarti, di dirti comunque: prendi il diploma, prendi il foglio di carta che potrebbe servirti. No, perché i miei genitori erano persone molto umili. Io appartengo a una classe sociale molto, molto umile. Va bene. Mio padre è un operaio, mia madre è una casalinga, ho due sorelle più giovani, poco più giovani di me. E, quindi per loro è un po' strano vedere tutta questa mia passione per le letture. Non sono cresciuto in un ambiente molto culturale, diciamo. Anche diciamo i miei parenti erano persone molto semplici, così la cosa più culturale che si potesse fare era andare magari il sabato o la domenica al cinema a vedere un bel western, un film di fantascienza, no? O con gli antichi romani, perché c'erano queste cose, no? I film di Godzilla che arrivavano, quindi erano quelle cose. E quindi quella era la cosa. Poi, quindi vedere un ragazzino, io ero piccolissimo, minuto, abbastanza fragile anche così, parecchio bullizzato anche così, e mi isolavo, non amavo stare molto con i miei compagni, perché loro giocavano, erano molto sportivi, diciamo, cioè non erano molto sportivi, erano molto sport, erano tutt'altro che sportivi. Vabbè. E quindi
non mi piaceva stare molto a, a girare per i campi di calcio o a fare attività, e quindi per me il rifugio era proprio stare a casa a leggere e disegnare, quella era la cosa che mi piaceva di più. Fu oggetto anche questo di preoccupazione per i miei, dici tu stai troppo tempo in casa, devi stare più tempo con i tuoi compagni. Penso. Poi tornavo tristissimo io, certo. No? non stai più tempo a casa, disegni, fai quello che vuoi. Quindi avevano capito che era quella la mia strada e non, certo. non l'hanno mai ostacolata. A un certo punto, dato che vedevano questo, questo ragazzino che stava sempre a disegnare e a leggere, hanno capito che era quella la strada, mm-hmm. E quindi dicevo, vabbè, cosa vuoi fare? Vuoi fare il disegnatore? Fa il disegnatore, quindi farai la scuola d'arte o il liceo artistico. Uh-huh. Questo è stata una cosa molto naturale. Ed è stato quello che hai fatto? Ed è stato quello che ho fatto. Uh-huh. Va bene? Quindi ho fatto il liceo artistico e lì mi sono sentito nel mio ambiente, ecco, uh-huh. perché a quel punto ho capito che era quella la strada, uh-huh. e venivo riconosciuto per dei meriti che evidentemente avevo, perché ci sapevo fare con una matita, e mi veniva riconosciuto dai miei insegnanti, dai miei maestri, mm-hmm. e anche dai miei compagni di classe, no? E quindi questa è una grande novità per me, no? Essere rispettato per uh-huh. quello che facevo, perché prima era più difficile, uh-huh. c'era qualcuno che lo capiva e mi cercava per quello, ma più delle volte non accadeva questo, no? Perché quando ero molto piccolo non ero proprio nel mio ambiente, ecco. Certo. E poi piano piano ho capito che dovevo andare avanti così, e non è stata una cattiva, è stata l'unica che potessi fare, l'unica che potessi affrontare, mm-hmm. diversamente non so neanche cosa ne sarebbe stato di me, insomma. No, da qui sto cercando di trarre un insegnamento, nel senso che hai cominciato a sentirti un pesce nell'acqua, sì. nel momento in cui hai cominciato a frequentare le persone che ti erano più affine. È vero, sì. E questa è una cosa che... Ma ci è voluto del tempo, cioè dovevo arrivare al liceo per questo, perché già le scuole elementari, scuola media, non era così semplice, mm-hmm. Il mio rapporto con i miei coetanei, ma anche di conseguenza anche con gli adulti, mm-hmm. Diciamo che non era sempre riconosciuta la cosa che amavo fare, va bene? Mm-hmm. E quindi io facevo quello perché era la cosa che facevo meglio, certo. e quindi mi sentivo a mio agio soltanto comportandomi in quel modo, non che fossi un tipo diciamo asociale, anzi mi dicono che da ragazzino ero un tipo anche abbastanza brillante, mi piaceva ballare, facevo le cose, dicevo barzellette, uh-huh. però il più delle volte non mi trovavo nel mio contesto, nella mia realtà. E sono diventato più serio crescendo. Vabbè? No, spero non troppo, insomma. Spero anch'io. Senti, il passaggio successivo poi è, abbiamo studiato facendo quello che ci piace, e da un momento all'altro però bisogna portare il pane a casa, insomma. E a quel punto io mi chiedo, quando è arrivato lo switch, il momento nel quale tu hai capito che da lì potevi guadagnarti da vivere? Ma lo hai capito o ti è solo... No, in realtà io ci ho provato, cioè è così, però non posso dire che quello che faccio come creativo, come artista, come disegnatore possa darmi da vivere. Ah, okay. Cioè, io lo dico molto chiaramente a chi mi ascolta. Uh-huh. Non è qua, io cioè faccio questa professione da quasi 40 anni, perché i miei primi fumetti li ho pubblicati nei primi anni 80, quindi ci siamo più o meno. Sì. Però non è mai stata una scelta assoluta, cioè uh-huh. perché per quello che faccio e per il mio modo di intendere i fumetti o la pittura o l'illustrazione, perché sono cose che si integrano, certo. vanno di pari passi, uno insegue l'altro, uh-huh. e uno completa l'altro, non posso dire tranne alcuni momenti, qualche anno, ecco, particolare,
di aver mai potuto investire completamente su questo tipo di professione. Mm-hmm. E infatti io lavoro nella scuola, sono un insegnante, lavoro con i ragazzi tutti i giorni, mm-hmm. Ed è una cosa che faccio ormai da diversi lustri, diciamo. quindi sono cose che insegno in una scuola media a Bari. Ah, ok, figo. Sì. Uh-huh. Arte, quindi, spero. Cioè. No, letteratura. Ah, ancora più bello. Ancora più lettere bello. E storia dell'arte. Ah, ah, ah. Ecco. Sì, no, scusami, è che mi vengono le domande man mano di curiosità, man mano. Continua, scusami. Sì, e quindi è questo che ha permesso a me poi di poter essere libero di realizzare quello che più mi piace, mm-hmm. ecco, e anche di potermi permettere di non accettare troppi compromessi, uh-huh. perché anche la vita di chi produce arte, mm-hmm. in realtà è una vita che può anche metterti nelle condizioni di dover accettare dei compromessi. Mm-hmm. Che io per mie condizioni, insomma, personali, non sempre ho voluto accettare. Mm-hmm. E perché ci sono delle cose per le quali ti senti portato, mm-hmm. e altre cose che tu dici, vabbè, sì, mi piacciono, ma non le posso fare o non le voglio fare. Mm-hmm. Quindi, per esempio, un certo tipo di fumetto mainstream, io posso anche amarlo molto, uh-huh. Ma non è cosa per me, non mi interessa farlo. Sono stato invitato a partecipare anche a delle collane anche di successo, voglio dire, occasioni nell'arco di una vita ce ne sono state, ma non ne ho mai perseguite realmente, non ci ho mai creduto, non mi ci sono mai visto veramente dentro. Uh-huh. E ho continuato per una strada più mia, mm-hmm. che mi ha portato a fare delle cose che sono, credo, più mie, certo. e più personali, in cui mi trovo più a mio agio, mm-hmm. e mi sento anche più sincero nei confronti di chi mi segue, di chi mi legge, mm-hmm. più autentico, ecco, voglio dire, chi sceglie di leggere una mia storia o si avvicina al mio mondo, mm-hmm. lo fa perché sa di trovare il mio mondo, certo. e non un mondo generico, uh-huh. in cui tutti si possano adattare, okay. e quindi è una scelta che si fa. Io lo faccio come autore, uh-huh. chi mi segue come lettore sa a cosa va incontro leggendo i miei racconti a fumetti, o piuttosto che avvicinandosi al mio mondo più pittorico, ecco, quello sì. Per quanto riguarda il fumetto, tu sei sia autore di dei disegni che anche dei soggetti delle storie, oppure più spesso solo disegnatore? Allora, mi considerano autore completo, uh-huh. perché il più delle volte ho lavorato sui miei testi, uh-huh. e quindi me la canto e me la suono, vabbè, e quindi è così. Però ci sono state molte occasioni in cui ho prestato, uh-huh. In maniera professionale, certo. naturalmente, dei miei testi, delle mie sceneggiature, dei soggetti, uh-huh. a dei bravi disegnatori, alcuni particolarmente bravi, uh-huh. che hanno realizzato delle mie storie per me, cose che e questa cosa si sta facendo sempre più urgente, perché in realtà il tempo passa per tutti, certo. e ci sono tante cose che io vorrei vedere realizzate, ma non so se riuscirò tutte a realizzarle, uh-huh. perché certe volte io le vedo e dico, ma come farò mai a realizzare poi tutte queste cose, che credo siano cose interessanti per chi ama leggere le mie cose, va bene? Perché fanno, diciamo, completano un percorso, mm-hmm. che è mio, che è una forma così di crescita, di evoluzione, o di qualche volta anche di involuzione, non so, questo si capirà dopo, però è questo. E quindi qualche volta dico, ecco, questa magari è una storia che potrebbe essere realizzata da qualcuno. La difficoltà è trovare sempre qualcuno che sia nelle tue corde, mm-hmm. cioè che sia in grado di veramente di avvicinarsi al tuo mondo immaginario, no? E che nel mio caso è anche un mondo che si è realizzato attraverso il mio segno, i miei disegni e le cose che riesco a fare. Quindi non può essere, diciamo, un disegnatore X generico. Ho due domande. Cioè, la prima domanda è una di curiosità rispetto al tuo lavoro
al posto fisso. Sì, certo. Però rispetto a questo che mi, a questa cosa che mi hai appena detto, mi interessa moltissimo la questione autoriale nel senso dei testi. Ci arrivo subito. Però la prima domanda che ti devo fare rispetto al tuo lavoro statale, chiamiamolo così, e i tuoi ragazzi sanno che tu sei un autore e che disegni e che scrivi? I ragazzi si cambiano molto spesso. Diciamo una cosa, te la porterai per 3 anni almeno. Sì, è sempre molto strano quando lo scoprono, perché non sono mai io a dirlo. C'è sempre qualche collega che arriva e dice: ma forse voi non sapete, ma questo signore voi avete la fortuna di avere. Io resto lì un po' impacciato, un po'. E i ragazzi mi guardano: no prof, ma davvero? Il giorno dopo sanno tutto, perché vanno in rete, cercano, no? E quindi trovano queste cose. Alcuni sono particolarmente affascinati dal fatto che io poi faccia delle storie non proprio per ragazzini, no, ma per un pubblico più adulto, con delle tematiche a volte anche un po' dure, no? Perché comunque, l'ho detto, mi muovo comunque in un ambito che è legato a, non proprio a un genere, però è accostabile al nero, al fantastico, quindi sono dei temi piuttosto forti, e loro sono molto molto affascinati da questo, e quindi diciamo il mio, come dire, in classe il mio, la mia autorevolezza, se vogliamo, qualche volta persino il prestigio con i ragazzi, certo, è un po' dipende da quello. Però loro si stupiscono molto quando io faccio l'insegnante serio, no? Perché sono abbastanza autorevole, mai autoritario, certo, e quindi loro vorrebbero sempre vedermi un po' leggero rispetto a certe cose, e poi capiscono che in realtà non è così, perché quando c'è da fare l'insegnante devi farti rispettare, altrimenti se non hai polso è un, diciamo, una professione che non puoi svolgere, è una cosa, sì non puoi svolgerlo, no? devi avere autorevolezza per avere rispetto e restituire loro qualcosa che si porteranno avanti. E già qualcuno è tornato da te dicendoti che stava intraprendendo una strada simile più di tua? Uno, certo. È vero? Certo. Quindi e li alcuni hai anche ispirati? Molto bravi. Cioè, li ho anche indirizzati, poi alcuni di loro li ho seguiti privatamente, nel senso che è bello ritrovare un alunno, uno studente che magari a distanza di tempo ti mostra delle cose, che magari ti ha mostrato durante il periodo in cui hai lavorato con lui una certa attitudine, se non addirittura un talento, e tu lo capisci subito, perché bene o male siamo del mestiere, e tu cerchi di consolidare in lui, di far crescere in lui questa cosa, che non è così consueta. Certo. Cioè individuare un ragazzino, una ragazzina con del talento non è una cosa ordinaria. Certo. Tu puoi trovare tanti ragazzi che amano disegnare ma non hanno talento. Quindi tu certamente li incoraggi, e poi loro capiscono che non è la loro strada e abbandonano. Ma il nostro è una specie di fuoco sacro, certo, che tu devi tenere sempre vivo. Certo. E alcuni riescono a mantenere vivo, altri dopo un po' questo fuoco lo perdono, si spegne e diventa qualcos'altro, no? Io ricordo uno che era molto bravo, è diventato un ingegnere. E io: ma tu eri... Eh sì, però poi ho capito che non potevo farlo. Invece poi altri continuano a cercarmi, anche dei ragazzini con dei problemi seri, cioè quelli che noi chiamiamo certificati, cioè con problemi veramente... con delle diagnosi, no? Che noi ne seguiamo, perché la nostra è una scuola inclusiva, certo, e quindi per fortuna è una delle migliori, quelle italiane, scuole, certo, inclusive, e ci teniamo molto ai ragazzini con veri problemi, e alcuni di loro avevano talento. E hanno vero talento, e quindi soprattutto gli autistici, no? Certo, sì. E quindi quando riesci a lavorare con loro e a fare in modo che questo tipo di problematica possa essere poi messa a frutto, e possa diventare anche una specie di possibilità, no? Certo. Per loro, per il futuro, è una cosa, importante, una cosa fantastico. Senti, adesso mi viene difficile passare subito. No, mi sta piacendo molto questa intervista, perché parliamo di tutto tranne che dei fumetti che faccio. Vabbè, ma poi magari ci arriviamo. Perché paradossalmente io do per scontato che se qualcuno ascolta un'intervista di te,
più che dei tuoi prodotti, cosa della quale comunque parleremo a un certo punto, ti ne assicuro, interessi conoscere la persona, interessi conoscere il percorso, sapere anche il vissuto della persona stessa per capire come alla fine ci è arrivato. E rientra sempre nel discorso del per arrivare a un punto abbiamo fatto una strada. Ma è un mio parere personale, e rientra nell'ottica di Kerouac. Il viaggio è molto più importante dell'arrivo, dell'essere arrivato in un punto. Beh, il mio è stato un viaggio certamente non lineare. voglio dire, io credo di essere il tipico viaggiatore di labirinti. Uh-huh. Bene, quello che cammina in un percorso che può essere mai comodo, ecco, voglio dire. Quindi ti devi sempre misurare con un percorso a sorpresa, uh-huh, che ti può immettere diciamo in una strada nuova e più interessante, oppure addirittura potrebbe anche bloccarsi, devi tornare indietro, devi fare una... E questo è molto stimolante, perché poi io sono particolarmente affascinato dai labirinti, proprio mi piacciono moltissimo. E la cosa più bella non è uscire dal labirinto, ma è entrare nel cuore del labirinto, il centro sacro, uh-huh, no? Perché i labirinti, quelli medievali, quelli certo, più, o anche quelli più antichi, quelli proprio d'età preclassica, vabbè, quello di Dedalo per esempio, certo, avevano un cuore, vabbè, uh-huh, ed era quello il punto di approdo. Poi bisognava rifare tutto il percorso per cercare l'uscita, no? Uh-huh. E quindi quella è la cosa interessante, e la mia vita è un po' così, uh-huh, io so che è un po' così. E le mie storie sono un po' così, insomma, sono sempre un po' labirintiche, cioè tu non puoi mai essere sicuro di seguire un percorso di racconto, un percorso narrativo che sia scontato, mm-hmm, cioè punto A che arriva a un punto B e si risolve, personaggi che hanno delle caratteristiche già date sin da principio, no? No, i miei personaggi non sono così, riservano delle sorprese, hanno delle sfaccettature e possono sempre mostrare qualcosa di diverso sino alla fine. Le mie storie sono in qualche modo strutturate in un modo non troppo lineare, ecco. Mm-hmm, certo. E questo rende le certe storie non proprio adatte a tutti, ecco, mm-hmm, vogliamo. Quindi alla fine il lettore cerca quel tipo di storie perché sa che deve entrare in un percorso che può essere anche labirintico, un dedalo e trovare la strada. Certo, è un po' così. Perché rispecchiano anche un certo tipo di vita, no? Mm-hmm. In cui ti devi misurare con cose non sempre compatibili e devi fare in modo che queste cose possano andare d'accordo tra loro. Mm-hmm. Io non ho mai fatto esclusivamente diciamo l'artista, il creativo, il disegnatore, certo, ma mi sono sempre misurato anche con delle attività completamente diverse, mm-hmm, no? Per 10 anni sono stato anche un impiegato, voglio dire, quindi certo, non è una cosa che... Bisogna pur mangiare, insomma. Sono cose che tu dici, devi fare, certo, le devi fare. Io qualche giorno fa ho visto un film che ho trovato meraviglioso, mm-hmm, che è Perfect Day, mm-hmm, di Wim Wenders, mm-hmm, ed è un film che sostanzialmente parla di questo, parla di un personaggio che riesce a trovare un equilibrio di vita facendo qualcosa che normalmente può essere considerato sconveniente, mm-hmm, e invece lui accetta con un atteggiamento molto zen il suo ruolo temporaneo, mm-hmm, che può durare anche tutta la sua vita, certo, ma potrebbe anche non essere tale, e lo fa con una consapevolezza commovente, mm-hmm, fantastico, e si avvicina agli altri
e quindi a se stesso attraverso delle cose che ha consapevolezza di fare, lo fa con una dignità superiore. Ecco, io non ho mai cercato personalmente di sottrarmi a quella che è in realtà la mia vita, e la mia vita so, nel mio caso, che non può essere fatta solo di fumetti. E quindi se riesco a fare cose creative, di invenzione, vere, autentiche, riesco, se qualcuno me le riconosce come tale, riesco a farle in funzione di quelle altre cose che faccio normalmente nella mia esistenza. Mi piace molto. E devo dire che sono cose che io trovo di grande dignità, perché avere, può essere un privilegio anche, certo, avere una professione che ti avvicina al mondo dei ragazzi con i quali confrontarti e fare delle cose che non sono diciamo delle storie a fumetti o dei disegni eccetera, però io torno a casa e trovo poi la forza, l'energia, non sempre succede, per mettermi a lavorare a dei progetti di carattere più inventivo, no? Certo. E poi arrivano al pubblico che non sempre sa che non faccio solo quello. No, mi piace molto lo spunto a Wim Wenders, ed è qualcosa che forse nelle prossime puntate me lo riporterò. Cioè, io lo consiglio. Sto imparando molto, ti assicuro. Sì. E man mano che incontro persone mi arricchisco sempre di più, e questa è una cosa che adoro. Senti, io metterei un punto e passerei a un nuovo paragrafo e parlerei, no, prima, oh no, sì, iniziamo in questo modo. Tu mi hai mandato delle copertine di tuoi lavori. Io vorrei che tu mi raccontassi la trama di almeno tre di questi libri che mi hai mandato, uno per volta. Dopodiché passiamo sia alla questione autoriale della quale ti parlavo prima, e poi magari alle altre mie domande di curiosità che mi vengono normalmente quando... Da cosa cominciamo? Da quale cominciamo? Il percorso è stato molto ampio. Puoi sceglierlo tu, cioè sia in senso temporale, ma magari l'ultima opera ce la lasciamo per ultima. Sì, io partirei da quello che è considerato da molti dei miei lettori, ma anche dagli esperti del settore, gli editori, un punto di arrivo, di maturazione. Loro lo individuo, dico loro, perché per me è tutto fluido, è certo, un tutt'uno, no? Certo. Ma loro mi hanno sempre fatto un po' notare, dice, sai Sebastiano, questo è il momento in cui ti si riconosce e si vede la maturazione di tutto quello che hai fatto prima e di quello che probabilmente farei dopo, il punto d'arrivo, come dire, il punto di snodo, no? Uh-huh. il giro di boa, ecco, vabbè. Ed è Interno metafisico con biscotti. Uh-huh. È una biografia, una non biografia, perché in realtà questo è, sulla giovinezza di Giorgio De Chirico, grande artista del Novecento, delle avanguardie, inventore della metafisica in pittura, e quindi diciamo uno dei capisaldi, uno dei grandi autori del artisti autori del Novecento, insieme a Picasso, insieme a Dalì, insomma. Lui a un certo punto ha fatto qualcosa di particolare. Io sin da giovane, giovanissimo, ero particolarmente attratto da questo pittore, e dal mondo che lui ha creato con, certo, con la sua arte, che per essere un mondo visivo in realtà è un mondo anche di pensiero. Certo. Come dire, la sua è una filosofia dipinta. Ecco, infatti lui non smetteva mai di far riferimento a Nietzsche, per esempio, no? O Schopenhauer, o insomma a un certo modo di pensare, un pensiero, ecco, certo, che è stato poi un pensiero che ha molto segnato il Novecento. E la trama riguarda lui direttamente? E questa è la cosa interessante, uh-huh, perché in realtà questa storia non è una biografia, uh-huh, dell'autore.
E la biografia in realtà è il punto di partenza per una storia di pura fantasia, uh-huh, va bene? Che però fa riferimento sempre continuamente a fatti reali, uh-huh, documentati, uh-huh, registrati dai biografi, certo, e dallo stesso autore nella sua famosa biografia che è Le memorie della mia vita, uh-huh, e che è una delle più belle. Io ne ho lette diverse, da quella di Benvenuto Cellini, a Dalia, molti hanno scritto della loro vita, molti artisti, certo, e questa la considero una delle più belle, veramente, mm-hmm, appassionante. E io, partendo da questa autobiografia e da tutta una serie di altre informazioni, ho costruito una storia che ha delle componenti da thriller, va bene? Mm-hmm. Poliziesco. Del resto, le atmosfere di De Chirico possono anche prestarsi, certo, perché se hai presente alcune delle opere fondamentali di questo autore, tipo Mistero Malinconia della strada, che è quella famosa in cui c'è la bambina che insegue il cerchio in una prospettiva e dietro un palazzo in oscurità si vede un'ombra, uh-huh, che può essere l'ombra minacciosa di un uomo che potrebbe aggredirla, oppure semplicemente una statua, certo, no? È un punto di... E ce ne sono anche, no? alcune opere bellissime, sono la serie di Ettore Andromaca, oppure per esempio Le piazze d'Italia, mm-hmm, alcuni interni, certo, in cui si vedono, per esempio lui realizza degli interni che chiama metafisici, perché mette in evidenza alcuni oggetti di uso quotidiano, certo, tra cui biscotti, certo, oppure oggetti della casa, cose così, e dà loro una realtà che normalmente a loro è estranea, mm-hmm, cioè dimostra che hanno una vita propria, certo, è un mistero proprio, perché per me, diciamo, enigma, mistero sono delle cose in cui ruotano tutte le mie storie, mm-hmm, io sono affascinato essenzialmente da quello che non può essere spiegato, uh-huh, quindi è una cosa che amo fare, è creare nuovi enigmi, certo, attraverso le mie storie, almeno ci provo. E quindi non dare spiegazioni, non risolvere, mm-hmm, va bene? Io non amo molto i polizieschi in cui le cose si risolvono in maniera logica e matematica, uh-huh, quindi non amo molto, per esempio, per quanto ne riconosca il valore enorme, no? Uh-huh. Le dinamiche narrative, per esempio, di... Conan Doyle, no? Ah, certo. Perché lì tutto poi deve quadrare, no? Certo. O lo stesso Poirot, mm-hmm, però amo moltissimo tutto quello che si crea all'interno dell'intreccio, mm-hmm, il mistero che si viene a creare. Io sono affascinato essenzialmente da quello, perché credo che nell'esistenza stessa, nella vita stessa, mm-hmm, se non abbiamo quella dose di non detto, non c'è alcun senso. Quindi lasci delle cose non spiegate. Ci devono essere, le cose alla fine quadrano, uh-huh, devono quadrare, ma diciamo tutto quello che deve essere suscitato, il mistero, uh-huh, è l'idea del prestigio, insomma, è quello, certo, che fa anche l'illusionista, uh-huh, no? Uh-huh. Noi non siamo tanto affascinati dalla soluzione, certo, cioè da come lo fa. Certo. Da come riesce a fare quella magia, certo, noi siamo affascinati dalla magia, certo, vabbè, è quello, certo, che ci stupisce. Poi quando magari scopri come è stata fatta, certo, la delusione può essere diciamo terribile, certo, no? Certo, certo. E quindi è quello che interessa di più. In questa storia io costruisco i momenti più importanti della vita di questo giovane autore, che era giovanissimo, cioè aveva meno di 20 anni, mm-hmm, e concepisce, inventa una pittura nuova, completamente nuova, che è tutta giocata sul mistero, sull'enigma, sul non detto. Uh-huh. E quindi alcune di queste cose sono anche viste sotto ottiche diverse. Certo. Chi vuole vedere magari l'idea della sua pittura come affine a quella dei surrealisti, o invece come qualcosa di più prettamente mentale, filosofico e persino mistico, no? Che è essenzialmente, secondo me, la chiave di lettura più giusta,
proprio la mistica, la spiritualità che viene fuori da queste cose, e, piuttosto che i caratteri più legati alla psicologia, no? Che appartengono per esempio ai surrealisti. Certo. E quindi non è un caso, per esempio, che De Chirico e i surrealisti proprio certo. non legassero assolutamente. E quindi, affascinato da questa cosa, ho raccontato questa storia in chiave quasi noir poliziesca, con questa vicenda di un giovane autore perseguitato da uno strano detective che intorno alla sua figura, alla sua persona, pensa di poter scoprire l'autore di una serie di delitti seriali. Ah, okay. Questo è l'intreccio. Ah, quindi costruire un bioptic, cioè una storia che è la storia dell'autore, sì, attraverso una storia di fantasia, è una delle caratteristiche di questo racconto. È una bella sfida. Io però a questo punto aprirei una piccola parentesi tecnica. Sì. Ovvero, per arrivare poi a realizzare l'opera, hai buttato giù un canovaccio, una vera e propria sceneggiatura. Certo. Quindi sapevi già esattamente ogni tavola come sarebbe stata costruita? Quello lo scopri lavorando. Ma quello che puoi fare, io faccio normalmente quando costruisco le mie storie, è, se si tratta per esempio di storie costruite su personaggi realmente vissuti, io ho fatto una su De Chirico, una su Friedrich, che è un grande autore della pittura romantica tedesca, una su Erik Satie, musicista francese, e lì devi partire da informazioni reali, certo, quindi devi documentare certo, realmente su quello che è la vita dell'autore, su quello che si è andato creando intorno all'autore, cioè gli aspetti proprio diciamo del contesto storico, del costume, e ti devi informare. Dopodiché quindi prendi queste informazioni. Sei partito da uno scheletro basato dalla storia, cioè dalla vera e propria storia. Esatto, di quello che esatto. Tu devi avere queste informazioni, devi poter gestire nel migliore dei modi, sapendo che non farai una storia di tipo didascalico, cioè non devi raccontare la vita, non mi interessa raccontare, cioè per quello ci sono i biografi, ci sono i diciamo bravissimi peraltro, o ci sono addirittura gli autori. In genere non succede, perché l'autore racconta quello che vuole dalla sua vita, è normale che sia così, però ci sono i biografi, gli storici che ricostruiscono la vita. Io sono uno che racconta delle storie, va bene, fondamentalmente l'ultima cosa che mi interessa fare è raccontare delle storie che possano essere poi studiate all'università, no, io devo come ma dire, magari poi lo saranno anche, che ne sai? Vabbè, però io voglio intrattenere il mio pubblico, voglio affascinare con delle storie intriganti, ecco, affascinanti, che abbiano una dimensione di mistero molto forte. Quindi quello mi interessa moltissimo. E lo faccio attraverso le storie a fumetti. Quindi è come se fossi, cioè io abbraccio un racconto di avventura attraverso le cose che realizzo disegnando. E questo è naturalmente il lavoro di chi fa storie a fumetti, di chi racconta romanzi, e questo mi interessa. Si parla di mistero, di enigma, e manca qualcosa alle mie spalle. E quindi succedono cose molto strane in questo luogo misterioso e molto affascinante, perché c'era qualcosa alle mie spalle che non c'è più, quindi sta a voi scoprirlo. Ho fatto un prestigio, ho fatto un gioco di illusionismo. Senti, prima di passare al secondo titolo vorrei fare una brevissima parentesi. Da qualche puntata abbiamo cominciato a prendere una piccola rubrica guardando un altro podcast, che è quello di Giacomo Poretti, quello di Aldo Giovanni e Giacomo, che intervistava Li adoro, mi piacciono da morire. Che intervistava un comico recente, Max Sangioni. Scoprivano entrambi di aver fatto una scuola che li aveva portati a studiare anche Mimo. E entrambi avevano studiato il metodo Lecoq, che è questo modo di fare acting, di fare l'attore utilizzando soltanto il corpo, mettendosi una maschera sul viso. E io adesso ti sto per costringere per un minutino a continuare la nostra intervista con la maschera sul volto. La vado a prendere, voilà. Quindi prendila doppia. Beh, questo devo dire fa molto
molto Kubrick, molto... Ah sì? Ah, sì. Arancia meccanica, dici? No, Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut, ah, quello è... E quindi... siamo belli. Questo è tutto da decidere. In realtà la cosa divertente di questa cosa è che noi dobbiamo tentare di trasmettere quello che stiamo dicendo attraverso il nostro corpo, quindi la nostra sorpresa, il nostro dispiacere, la nostra gioia, la forza, tutto quello, sì. Con il resto del corpo e non più con l'espressione del viso. Proviamoci, naturalmente tu sotto metterai quella famosa musica, no, che sta proprio nel film, la colonna sonora del film, no? Lì avremo problemi di copyright, non so se ce lo fanno a fare. va bene. Comunque, per qualche secondo io ti chiederei di dirmi il titolo della seconda opera che vuoi, della quale vuoi raccontarmi, sì, e cominciare a farlo e poi ci togliamo la maschera. Beh, restiamo sempre in un ambito legato al mistero, agli enigmi, e parliamo dell'armadio di Satie. Possiamo provare a parlare di quello, perché è un racconto molto particolare, in cui vengono presentati dei personaggi che non siamo sicuri possano appartenere alla vera realtà, no? Al vero presente. Succedono delle cose un po' strane, perché c'è chiamiamolo terrorista, che adesso possiamo... Sì, togliamoci la tortura. Ci abbiamo provato. Si stava creando un po' di... Vuoi continuare, te la lascio. E c'è questo personaggio che, inseguito dalla polizia, si sottrae alla cattura, scappando in una Parigi notturna molto piovosa. Gli elementi fanno sempre un po' da protagonisti nelle mie storie: pioggia, vento, sono sempre molto animate da questo punto di vista le mie storie, cioè l'elemento naturale è sempre presente, e in genere c'è sempre una certa irrequietezza, no? Che si trasmette anche grazie a questa chiamiamolo stratagemma, no? Di tipo creativo. E quindi in questa storia c'è una pioggia perenne che bagna la città e i personaggi. Questo personaggio scappa dalla polizia e viene soccorso, cioè uno delle situazioni che, se vogliamo, anche archetipiche, no? Cioè, chissà perché a un certo punto questi personaggi, soprattutto se legati a un certo tipo di cultura, anche e soprattutto francese, si ritrovano nelle fogne. Non so perché, però voglio dire, le fogne di Parigi. C'è qualcosa che porta sempre questi personaggi, in genere si tratta di personaggi sconvenienti, no? In realtà l'abbiamo visto anche nel Il terzo uomo, no? Il famoso film con Orson Welles, le fogne sono uno dei luoghi, diciamo, in cui si svolge molto anche l'azione, soprattutto nella parte finale. E quindi anche in questa storia questo personaggio, che non è proprio un personaggio da bene, si ritrova a scappare attraverso le fogne e poi viene fuori in una zona di Parigi anche molto conosciuta, che è una zona Montmartre. In Montmartre ha vissuto da giovane Erik Satie, il grande musicista francese legato all'impressionismo, al simbolismo, ha inventato una musica meravigliosa, che è fatta di tempi sospesi, va bene? Di attesa musicale. E quindi non è un caso che poi diventerà uno dei maestri della musica del Novecento, che noi generalmente possiamo chiamare o associare un po' al minimalismo, un po' all'ambient, no? E quindi, se parliamo
gli autori come John Cage o Brian Eno, eccetera, uh-huh, hanno come punto di riferimento iniziale la musica di Erik Satie. Okay. Non ci sono dubbi su questo. Personaggio molto, molto, molto affascinante, vissuto in questo contesto che era quello un po' bohemien. Uh-huh. Io lo individuo e lo racconto nella fase più mistica, perché lui ha fatto un percorso un po' al contrario. Quando era giovane era molto affascinato dal misticismo, uh-huh, dallo spiritualismo. La sua musica trasmette questo tipo di sensazione, di sensazione, di atmosfera, uh-huh, molto magica e molto enigmatica, ricorre questo termine. Poi, mano a mano, diventando più maturo, matura una forma di disincanto, va bene, rispetto alle cose, e mette più a frutto, sempre di più, una, certo, forma anche di umorismo musicale, uh-huh, anche di sarcasmo, no? Uh-huh. Attraverso la musica, e diventa uno dei padri del dadaismo, uh-huh, va bene? Dove la dissacrazione è naturalmente una delle componenti essenziali, e poi dopo anche del surrealismo. Certo. Però a me interessa la parte giovanile. Ad ospitare, ad accogliere, ad accudire, a proteggere questo criminale, certo, perché si scopre essere veramente un criminale, è proprio Erik Satie, okay, è proprio lui, che lo ospita all'interno della sua piccola abitazione, che è un posto reale, uh-huh, che è stato anche un museo, uh-huh, il museo più piccolo del mondo, uh-huh, a Montmartre, credo che adesso sia chiuso, uh-huh, però è in realtà una stanza. Lui, uh-huh, ha vissuto per anni all'interno di questa stanza, che aveva costruito come un microcosmo, uh-huh, che io reinvento in questa storia, in cui all'interno di uno spazio minuscolo che lui chiamava appunto armadio, cioè lui definiva il suo appartamento, lo definiva armadio, certo, prego si accomodi nel mio armadio, esco dal mio armadio, uh-huh, e lui ospita questo fuggiasco, okay, e lo protegge, uh-huh, e noi scopriamo attraverso le parole di questo musicista che in realtà questo fuggiasco che lui protegge, ci lasciamo convincere dal personaggio, dal musicista, che non si tratta in realtà di questo terrorista che scappa dalla polizia, uh-huh, e che è autore di gesti efferatissimi e di azioni tutt'altro che edificanti, uh-huh, ma è in realtà qualcuno che appartiene non al presente di Satie, uh-huh, ma al futuro di Satie, perché Satie lo riconosce come uno dei maestri della canzone del Novecento. Ah, va bene. E ancora prima che l'abbia scritta? Lui riconosce in questo ospite, uh-huh, un grande musicista che verrà dopo di lui. Ah, va, okay, bene? E tant'è vero che è talmente innamorato che canta le sue canzoni. Ah, ok. Quindi, e qui già la situazione si complica, come vedi, si complica. Nel frattempo il suo ospite, uh-huh, scopre un lato umano che noi non ci aspettiamo, uh-huh, e quindi torna il discorso che dai miei personaggi ti puoi sempre qualcosa che attendere, certo, aspettare qualcosa, poi, e scopre un lato umano che è veramente molto forte, uh-huh, perché lui in realtà ha una vita affettiva molto intensa, uh-huh, con una ragazza, e quindi vive in questa, perché lui vive all'interno di questo appartamento in questo momento tutto particolare, uh-huh, in una condizione di diciamo molto difficile, perché, certo, è stato ferito dalla polizia, okay, gravemente dalla polizia, uh-huh, e quindi deve essere curato, certo, da Satie, però si trova costretto a stare lì perché non può raggiungere la sua donna, la, uh-huh, sua ragazza, e attraverso questa mancanza, questa assenza, si costruisce una dimensione affettiva e sentimentale di quest'uomo che noi come lettori non sospettavamo. Certo. Va bene? Nel frattempo la sua donna attende il suo uomo che non arriva, uh-huh, e quindi si strugge per questo, certo, e quindi è una storia a cui, diciamo, che ho realizzato
costruendo tre vite parallele che uh-huh. vivono su dimensioni diverse, uh-huh. va bene? E che a un certo punto fatalmente si devono incontrare. Anche uh-huh. questa è una storia concepita come con un intreccio poliziesco, uh-huh. perché c'è un'indagine okay. poliziesca che si svolge peraltro all'interno di quei luoghi che sono i tipici luoghi un po' alla Maigret. Certo. No? Quindi questi uffici di polizia sì, sì, sì. Affacciati sulla Senna, uh-huh. Che sono molto affascinanti, certo. In una realtà così uggiosa. Uh-huh. E quindi ci sono quelle atmosfere da noir, ecco, uh-huh. così, molto marcate, uh-huh. e quindi il lettore può seguire questa vicenda e scoprire delle cose, diciamo, abbastanza strane, diciamo, e anche imprevedibili all'interno della storia. Quindi questa come seconda storia. La storia è in bianco e nero. La storia è in bianco e nero, uh-huh. Però è stata stampata con l'aggiunta di un colore uh-huh. che ho scelto uh-huh. ed è un verde particolare uh-huh. che rende un'atmosfera, diciamo, più, diciamo, di attesa, di sospensione, un verde molto strano, uh-huh. ma il verde è un colore molto presente nelle mie storie, perché lo è anche nella storia precedente, nella storia su De Chirico. Sì. Il verde fa da sfondo uh-huh. a tutte le immagini, è una storia a colori, uh-huh. quella precedente. Sì. Però la maggior parte delle tavole hanno questa componente verde, che è uno dei colori, diciamo, che maggiormente caratterizzano la pittura di De Chirico, certo. gli sfondi, i cieli verdi, certo. e quindi è un colore molto evocativo, molto, uh-huh. peraltro con una componente simbolica molto forte, perché uh-huh. è il colore dell'attesa, certo. va bene? Della sorpresa, speranza. E anche della speranza, certo. che è legata all'attesa. Certo, no? E quindi è un colore che amo in modo particolare, in queste storie ci sta bene. Quindi nella storia con Satie c'è questa mezza tinta di fondo uh-huh. che armonizza un po' i toni bianchi e neri, che sono invece molto, molto marcati, tipici uh-huh. e adattissimi alle storie noir. Ma che hai aggiunto quindi successivamente? Che ho aggiunto insegnato. Successivamente, okay. sì. In digitale, immagino. In digitale, uh-huh. sì, grazie all'aiuto, anche alla collaborazione di una bravissima collaboratrice che si chiama Maria Forleo, uh-huh. che da anni cura un po', segue un po' le mie storie, uh-huh. Da un punto di vista anche, diciamo, più tecnico, più specificamente tecnico, certo. Cioè, quindi tutto ciò che ha a che fare con scansioni, uso di colore digitalizzato, uh-huh. che io a volte inserisco anche in queste storie, uh-huh. e quindi lei ha fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista, che è anche molto piaciuto all'editore, uh-huh. perché in realtà è partito dall'editore questa richiesta di aggiungere una mezza tinta, un colore, per uh-huh. rendere le atmosfere più interessanti uh-huh. all'interno della storia. Salutiamo Maria Forleo, l'editore. Ci siamo. Sì, certo. Ciao, ciao Maria. L'editore è stato per le due storie è stato Igor Tuveri, uh-huh. Per la Coconino Press, uh-huh. come prima pubblicazione per Interno Metafisico, uh-huh. e poi dopo Oblomov, uh-huh. e per la storia di Satie Coconino Press è stata pubblicata per i tipi della Coconino. Ok. Questa era la seconda. Questa storia. Era la seconda. Passiamo alla terza. La terza storia, io sarei tentato di parlare dello sguardo infinito, però voglio parlare della mia ultima storia. Quindi parliamo dell'ultima storia, parliamo che dell'ultima peraltro storia. è uscita di recente, insomma, verso fine anno, uh-huh. è stata presentata a Lucca, uh-huh. è una storia che si intitola, il titolo è molto bello, si intitola Lontano, lontano. Vabbè, e quindi non ha molto a che vedere con la canzone di Tenco, okay. però mi piace che abbia che qualcuno possa associare, sì, perché Tenco è ovviamente uno dei grandissimi della musica italiana, della certo. canzone italiana, e quindi quando mi sono reso conto che il titolo, che nasce come Lontano, semplicemente Lontano, uh-huh. poteva diventare Lontano lontano, uh-huh. e nasce proprio da un trucco grafico, va bene? Uh-huh. Che è stato inventato proprio con Maria, uh-huh. e
e nasce sdoppiando l'immagine di copertina. Ah, ah. Perché poi tu la mostrerai, certo. Perché te l'ho inviata. Sta andando adesso. Ecco. E quindi si vede un personaggio che corre in un bosco, uh-huh. In un bosco con degli alberi che sono attraversati dal vento, quindi il vento è una componente, è vero protagonista di questa storia. Certo. Un vento terribile, tempestoso, una burrasca mai vista, uh-huh. che agita tutta l'ambientazione naturalistica di questa storia. Uh-huh. E questo personaggio, che è uno dei protagonisti della storia, fugge e si perde all'interno di questa di questo bosco enorme, che è un labirinto, ancora una volta, certo. Naturale, e cerca naturalmente di uscire da questo luogo, e si ritrova invece all'interno di una piccola abitazione, una specie di palazzino, una villetta che è nel cuore di questo, di questo parco. Di questo parco. Okay. Non sa perché è lì. Lui in realtà sta scappando, uh-huh. Perché anche lui ha qualcosa da regolare con la giustizia. Uh-huh. Questo personaggio è riconosciuto come uno dei più riusciti della mia, del mio percorso d'autore, uh-huh. Ed è stato poi ribattezzato, ha un nome, uh-huh. Si chiama Pietro Sartorio, però uh-huh. È stato poi alla fine, si è imposto alias Mitico Operaio. Uh-huh. Alla fine si è imposto così, come Mitico Operaio, perché in realtà ha una storia complessa da operaio, certo. Che uh-huh. Lavora a una specie di torre di Babele che uh-huh. non trova mai conclusione. Quindi è un personaggio ricorrente nella è tua un personaggio, storia? È uno dei primi personaggi che io ho creato verso i primi anni 80, uh-huh. Quindi ero giovanissimo, uh-huh. nell'82 l'ho creato, uh-huh. E poi è diventato protagonista di una serie di storie, di alcune storie, uh-huh. e ha trovato la sua storia. Una delle sue caratteristiche è quella di essere perennemente in fuga, ah. Scappa da se stesso, dal mondo, dalla giustizia, uh-huh. Perché ha fatto anche lui qualcosa di irriferibile, qualcosa di assolutamente… E che mai riferisce? No, si sa cosa ha okay. fatto, qualcosa che però non siamo mai del tutto sicuri che sia veramente lui il responsabile okay. di qualcosa di veramente terribile che ha fatto nei confronti della sua donna. Ok. E scappa e si ritrova a distanza anche di tanti anni, perché sono storie che appartengono al mio passato, uh-huh. In questa nuova storia, insieme ad altri personaggi che hanno un po' costituito, diciamo, chiamiamola carriera, certo. Personale, uh-huh. Carriera non è, però è un percorso, no, certo un percorso, è un percorso creativo, certo. che va dai primi anni 80 a tutt'oggi. Mm-hmm. Questi personaggi li ho raccolti tutti in questa storia, ah. E quindi noi troviamo all'interno di questa storia, troviamo questo mitico operaio, mm-hmm. Ritroviamo De Chirico giovane, uh-huh. Ritroviamo Erik Satie, uh-huh. Però insieme a loro c'è anche un altro importante personaggio, ah. Che ha costituito, è stato protagonista di diverse mie storie, che è un commissario, uh-huh. Si chiama Italo Grimaldi, uh-huh. Funzionario della mobile, uh-huh. Durante il ventennio fascista. Uh-huh. Quindi lui è protagonista, è stato protagonista di alcuni episodi ambientati durante il ventennio. Uh-huh. Poi a un certo punto è passato del tempo, certo. Si è ritrovato nelle storie successive, più anziano, molto uh-huh. Più anziano, dopo la guerra, certo. Ancora legato alla sua funzione, verso la fine della carriera, uh-huh. E poi lo ritroviamo in questa storia, lo troviamo addirittura pensionato, cioè fuori dalla carriera. E lui si definisce infatti ex funzionario di polizia prestato alla mobile. Ah, okay. Va bene? Quindi è un signore anziano che però in questa storia, in lontano, si trova a dover essere, diciamo, colui che dovrebbe mettere ordine a questa storia intricatissima, uh-huh. In cui il lettore deve cercare di capire, ed è sfidato anche per questo, capire perché questi personaggi che non appartengono alla stessa dimensione narrativa e anche temporale, certo. Perché appartengono anche a tempi diversi, perché si ritrovano all'interno di questa casa, nel cuore di questo parco investito da una tormenta spaventosa, uh-huh. E quindi ha un valore anche molto simbolico, perché
diciamo, per forza di cose, anche questo è, ha un valore archetipico, certo, no? La selva oscura, certo, e tutto, certo, quanto. Dice, e cercare di uscire da questa dimensione, certo, un po' costrittiva. No? Il commissario, essendo persona razionale, uh-huh, deve cercare di risolvere questo, di trovare questo la mistero, quadra, di trovare la quadra, uh-huh, a qualcosa che non può avere una quadra, uh-huh, vabbè? E quindi si capisce sempre di più che è qualcosa che appartiene più all'irrazionale che al razionale, okay, però il lettore viene accompagnato piano piano attraverso le vicende e le storie personali di questi personaggi che, uh-huh, si ritrovano condensati, sublimati all'interno di questa dimensione. Quindi un racconto ad episodi? No, è un racconto che segue un unico filo narrativo, uh-huh, perché è un po' come accade in Dieci piccoli indiani di Agatha, uh-huh, Christie. Certo. Questi personaggi sono lì per un motivo preciso. Ok. Lì c'è un morto, uh-huh, in quella storia, in quella storia, in quella storia, o ci dovrebbe essere. Qui invece c'è un personaggio che è sempre nell'ombra, uh-huh, abbastanza misterioso, uh-huh, che in realtà è il padrone di casa, uh-huh, che sembra aver richiamato questi personaggi. In realtà questo personaggio è assolutamente inerte, non, uh-huh, fa nulla, uh-huh, cioè è immobile. Cioè in uno stato di catalessi, uh-huh, e sappiamo, perché lo scoprono i personaggi, che non è morto, uh-huh, però è in una condizione di totale inattività, cioè, uh-huh, non è in grado di far nulla, tant'è, uh-huh, vero che a un certo punto loro si rendono conto che in realtà qualcuno pensa inizialmente che sia trapassato, uh-huh, in realtà è vivo. Però non appartiene ai vivi. E a un certo punto proprio il commissario dice: guardate, non può stare in queste condizioni, certo, mettiamolo più comodo, e, certo, lo portano in nella camera da letto, lo fanno stendere. E però nel frattempo questi personaggi si incontrano, parlano proprio della loro realtà, che naturalmente è riferita alle storie che ho anche raccontato, uh-huh, in precedenza, certo, e quindi il lettore che ha conosciuto questi personaggi nelle storie precedenti, ritrova in una dimensione nuova, mm-hmm, questi personaggi per cercare di risolvere un nuovo enigma che è legato alla loro presenza in questo luogo qui. Questo è, diciamo in sintesi, un po' il cuore di questo ultimo romanzo a fumetti, uh-huh, che diciamo è raccontato attraverso visioni che spaziano un po' tra gli esterni, cioè, mm, che sono la dimensione più naturale e tempestosa che si sviluppa e si scatena intorno all'abitazione, e poi il cuore, mm, va bene, ancora una volta, che è proprio costituito dall'abitazione, da questo luogo un po' strano, un po' magico, in cui si ritrovano questi personaggi. Senti, e quindi invito naturalmente a scoprirlo attraverso la lettura. Vabbè, è un invito che raccolgo e rilancio anch'io. Senti, ma mi interessa invece un altro aspetto tecnico, che è la distribuzione. L'editore questo romanzo e anche i precedenti li distribuisce solo in Italia, oppure hanno un mercato anche fuori dai confini? Anche perché, cioè, come prodotto mi sembra davvero qualcosa che non sia tipico nazionale, ma che possa, no, anzi, vabbè, io questo problema non me lo creo, cioè, nel senso che se realizzo una storia ambientata a Parigi piuttosto che una storia ambientata a Dresda, alla fine dell'Ottocento, a Dresda, in piena Pomerania, uh-huh, vabbè, non lo faccio perché poi la storia debba essere. No, poi, no, ma non era la domanda, ma quello era, un po' dipende. In quel senso, mi chiedevo se già l'editore avesse cercato un mercato fuori dai confini, oppure. Sì, normalmente questo succede. Uh-huh. Poi se l'editore estero, uh-huh, trova interessante, conveniente, e soprattutto se pensa che il pubblico estero, del suo paese, possa capire, normalmente succede che alcune opere che magari nascono in Italia vengono poi tradotte e pubblicate all'estero, uh-huh, oppure succede per esempio che alcune opere possano nascere, opere italiane, uh-huh, magari di autori italiani, uh-huh, possano essere prodotte all'estero e poi tornare in Italia, quindi diciamo dipende un po' dalla
dalla realtà. Le mie storie normalmente nascono per editori italiani che poi propongono anche all'estero le mie cose. No, io sono... Tecnicamente poi le cose possono anche variare, perché ci sono autori che perseguono uno stile sempre riconoscibile, certo, e quindi è più facile per il lettore identificarsi in un linguaggio, in uno stile, perché vengono accompagnati direttamente dall'autore, certo, no? E quindi ci sono autori che normalmente perfezionano e consolidano sempre di più il loro stile negli anni. Mm-hmm. Nel mio caso è un po' diversa la situazione, perché io puntualmente tradisco il cioè in realtà hai ogni una storia, continua evoluzione, cioè... sì, perché lo si vede anche dalle cioè ogni storia per me deve essere sviluppata e risolta nel modo giusto per quella storia. Quindi le posso dirlo, perché è evidente guardando le cose che racconto, i disegni che faccio, le storie che racconto, non c'è un diciamo una continuità assoluta stilistica tra le mie storie. Interno metafisico è realizzato con una tecnica e con uno stile abbastanza diverso dall'armadio di Satie, piuttosto che dalle storie di Italo Grimaldi, certo, piuttosto che dalla storia del pittore tedesco romantico, o quest'ultima storia, perché sono delle storie in cui anche la tecnica, non solo quella narrativa, ma anche e soprattutto quella visiva, quella grafica, certo. Deve accompagnare i contenuti della storia. Certo. Quindi io mi creo sempre, mi domando, non è un problema, ma semplicemente mi chiedo nel momento in cui devo realizzare una certa storia, come deve essere realizzata. Uh-huh. E allora, per esempio, la storia sulla giovinezza di De Chirico, secondo me andava realizzata con una tecnica tutta particolare, che si vede nella storia, perché sono delle tavole in bianco e nero realizzate su un supporto verde, a cui facevo riferimento, certo, prima, certo, con degli interventi di tratteggio bianco, okay, molto abbastanza fitto, quindi viene fuori quella che un tempo si chiamava grisaglia, insomma, okay, una tecnica antica che molto appartiene a un certo tipo di disegno del passato, che può ricordare certi illustratori di primo Novecento, di fine Ottocento, che amavano realizzare queste illustrazioni di storie d'avventura, di feuilleton, con questo tipo di tecnica, e quindi per me era giusto realizzare quella. Ma la storia successiva io non l'ho realizzata così. Per l'armadio di Satie io ho utilizzato... Perché non se lo meritava, non era quello il modo giusto. Cioè. Beh, quindi dovevo usare una tecnica di maggiore impatto, con un bianco e nero più forte, più deciso, che incontrasse di più atmosfere di più noir, va bene? Certo. E quindi potesse suggerire. Altra storia, per esempio, la storia del pittore romantico, questo paesaggista meraviglioso, eccetera, meritava qualcosa di più pittorico, certo, quindi ho utilizzato una tecnica di carattere più pittorico, con delle tempere, degli acquerelli più di carattere illustrativo, dove il paesaggio, le luci del paesaggio, i colori del paesaggio potessero emergere di più. In quest'ultima storia ancora una volta c'è un'evoluzione, perché si incontrano questi personaggi che appartengono a tempi diversi, e quindi talvolta all'esterno della storia io mostro i personaggi come erano stati concepiti 30 anni fa, come si sono evoluti fino a 10-15 anni fa e come sono diventati oggi, e lo faccio con uno stile che è in evoluzione, cioè il commissario Grimaldi piuttosto che Pietro Sartorio, certo, vengono presentati proprio, il lettore li riconosce, certo, però può attraverso la lettura della storia vedere come erano concepiti inizialmente, originariamente, come si sono evoluti. Perché c'è un racconto, loro si presentano e si mostrano come erano a seconda del momento in cui si raccontano. Meraviglioso. E quindi può essere stimolante, interessante, è una sfida. Io ci tenevo in modo particolare, ho difeso moltissimo, io credo di non aver mai difeso così tanto una storia come ho fatto in questa qui. È la storia probabilmente che è una specie di sintesi, di summa di tutto quanto ho fatto, e qui ti l'ho difesa. E in cosa consistevano le critiche nel caso specifico?
Se l'hai difesa vuol dire l'ho difesa perché volevo che fosse realizzata, pubblicata in un certo modo. Ah, okay. E quindi doveva essere pubblicata in un certo modo. Okay. C'è stato un passaggio da editore a editore, che ovviamente i lettori hanno notato, certo. Perché l'editore di questa nuova, nuova storia è Nicola Pesce, la NPE, okay. Che ha preso il posto del precedente editore, okay. Che invece era Oblomov, okay. E con il quale ho fatto tantissime cose, certo. Con Oblomov e Cocorino. Certo. Però non si sono create le condizioni per poter realizzare questa storia, siccome io tenevo in modo viscerale a questa storia, che peraltro è stata scritta non l'altro ieri, ma è stata scritta diversi anni fa, cioè quasi 10 anni fa, e che quindi coltivavo dentro di me in attesa che arrivasse il momento per poterla realizzare. E quindi c'è stato un momento in cui ho detto: se non la racconto adesso questa storia, non la faccio adesso, probabilmente non lo potrò più fare. Il tempo corre, va bene? E quindi c'è un momento in cui 37 tu... anni. Ma no, vabbè, noi sì, più o meno siamo lì, intorno a meno, un po' meno di 40. Vedi, guardo il pubblico e dico: ma quando mai? Però succede, credo che succeda a moltissimi autori, disegnatori, narratori, cioè ci sono delle cose che tu realizzi, nel mio caso succede abbastanza spesso, non sono cose che tu fai immediatamente dopo averle concepite, cioè nel mio caso ci possono volere anche degli anni, e in alcuni casi molti anni. Questa ultima storia, questa di Lontano, che diventa Lontano Lontano, perché poi ti racconto perché diventa Lontano Lontano, perché è interessante, te lo dico in breve. Certo. Diventa importante perché dici: questa è una storia che va raccontata, non posso non raccontarla. Certo. Anche se tu in realtà l'hai già strutturata, concepita, ce l'hai già dentro, devi fare in modo, un po' come diceva Michelangelo, di togliere tutto quello che non serve, certo. E tirar fuori l'anima della storia, no? e mostrarla al lettore, certo. a chi ti segue, no? Che aspetta di vedere sempre cose che possano stupirlo in qualche modo. Beh, sì. La sfida è quella. Sì, sì. Non mi piace lavorare su già detto, non mi piace lavorare su quello che normalmente ci si può aspettare, e lo faccio dalle cose che voglio raccontare, ma anche da come le voglio raccontare, con lo stile che decido di utilizzare. Naturalmente chi è affezionato alle mie storie, chi ama leggere le mie storie, mi riconosce, cioè lo sa, e magari si aspetta anche un certo tipo di evoluzione. E infatti, cioè, anche in questo caso, mi era stato detto quando realizzai la storia su De Chirico, piuttosto che quella su Friedrich, cioè, dice: ma si percepisce che è in atto un nuovo cambiamento, cioè che c'è qualcosa che si sta evolvendo. Faccio io: vedremo, sì, dovrebbe essere così, perché normalmente nel mio caso è questo che succede. Certo. Cioè io sostanzialmente non so mai il punto di arrivo, cioè io non mi sforzo di assecondare, ma quello che faccio da una vita, semplicemente quello che si muove da dentro, certo. Va bene? E seguo una strada che dovrebbe essere la mia. Punto di approdo non lo so, cioè soluzioni ai miei enigmi non ne posso dare, cioè, perché io li costruisco, ma non posso dare soluzioni. Non li risolvi. No, non li risolvo. Mi spiace, ma non sono in grado di risolvere gli enigmi. Senti, io davvero ti ringrazio, perché come per fortuna, come al solito, esco fuori da questa intervista arricchito, come tutte le altre volte, anzi anche di più in questo caso. Quindi io ti ringrazio di essere stato mio ospite. Io ringrazio te e chi ci ha ospitato in questo luogo. Grazie per averci, grazie, siete stati degli eroi se siete arrivati fino alla fine dell'intervista. Quanto è durata? È stata almeno quasi un'ora, se non di più. Poveretto. Va bene, ringrazio ancora Sebastiano Villella per essere stato nostro ospite, ringrazio ancora la nostra casa che è il Santo Graal di Trani, ringrazio ancora il maestro Graal. Il Santo Graal. Bellissimo, cioè, per me è perfetto. No? Infatti sì. E poi ringrazio ancora il maestro Bini che ci offre per ogni nostra puntata la sua sigla. E insieme a Sebastiano direi di lanciare insieme la sigla. Andiamo? Sigla. Ciao. Invidia, invidia, invidia.
poi me ne sono reso conto dopo. Io ti ho parlato della mia vita quotidiana, cioè io normalmente non parlo mai di quello che faccio quando non faccio fumetti e ti ho parlato del mio rapporto con i ragazzi, del fatto che insegno, che io trovo meraviglioso, non mi è mai capitato, cioè qualcuno lo sa, va bene, che io faccio, però normalmente per il lettore io sono semplicemente uno che racconta delle storie, certo, magari certo. Qualcuno dice ma come fa con le storie che racconta a vivere delle storie che racconta,